Finalmente! Oh. Era ora, finalmente! Grazie signore, grazie e grazie Jeff Jones. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Mondo Virtuale, Vice Channel, sono Maga, lui è Dalm. Oggi nuovo video sui fumetti, nuovo Maga consiglia di un fumetto che ci è piaciuto da morire. Commentate, condividete, mi piacciate questo video perché abbiamo questa entrata di prepotenza nella mia top 5 dei migliori fumetti mai letti. Allora, Doomsday Clock sappiamo che ha dei fan, sappiamo che ha degli haters, noi siamo nella categoria fan. Per quanto la lettura sia lunga e impegnativa, perché è stata una lettura lunga e impegnativa e anche molto incasinata da seguire, bisognava essere molto attenti per leggerla e capirla bene. Se amate, secondo me, i fumetti, specialmente DC Comics, questo fumetto deve entrare nella vostra collezione. Alan Moore e Dave Gibbons all'epoca fecero uscire una storia che aveva rivoluzionato il modo di vedere la figura supereroistica. Stiamo parlando ovviamente di Watchmen. Molti di voi avranno letto il fumetto, molti di voi avranno visto il film di Scott Snyder. Due comunque opere, tutto sommato, no, meglio, il film, un'opera tutto sommato decente. Watchmen invece ha dettato legge per molti dei fumetti che sarebbero poi usciti successivamente. Ma è sempre stato c'è sempre stato quel finale che aveva lasciato un po' di amaro in bocca. Cosa succede? Che dopo anni, dopo decenni, cosa succede? Che un signore di nome Jeff Jones ha voluto riprendere in mano il finale di Watchmen, però buttandolo dentro anche alla continuity della DC Comics. Gary Frank ai disegni ha fatto un lavorone, non c'è una tavola brutta e onestamente ha incastrato tutto, ha disegnato qualsiasi cosa con una maestria, con una bellezza tale da lasciare senza fiato. Se posso dire la mia, l'unico difetto che ho trovato su questo volume è che chi non ha letto Watchmen prima di intraprendere questa lettura titanica perderà metà, se non quasi tutta, la magia del fumetto. Sì, perché ragazzi, anche se vedete in copertina il simbolo di Superman e Superman è la chiave di questa storia, in realtà per buona parte del fumetto abbiamo la presenza costante degli eroi provenienti dal mondo di Watchmen. Mm-mm. Quindi abbiamo Ozymandias, abbiamo il comico, abbiamo Rorschach, però in una versione che non andiamo a fare spoiler, abbiamo il Mimo e la marionetta, insomma abbiamo una serie di supereroi che con il mondo DC non c'entrano nulla, ma che vivono il mondo DC. Ed è bello vedere questo connubio tra un universo che non ha niente a che fare con Superman e Company arrivare nell'universo dove milita Clark Kent, eccetera, eccetera. Ma che cosa è, qual è la chiave di questo fumetto? Questo fumetto, la chiave è questo uomo blu qua. Sì. E il dottor Manhattan è importantissimo per tutta la vicenda, sia di Watchmen, sia di Doomsday Clock, e secondo me sono stati dei geni riuscire a snocciolare la storia pagina dopo pagina, indizio dopo indizio, e di incastrare questi movimenti temporali, perché lui può far di tutto, e non sfociare nel, secondo noi, ripetitivo e banale. Quello che, secondo me, hanno fatto con il fumetto dell'epoca, quindi Watchmen era chi sorveglia i sorveglianti, era un esame visto da Alan Moore quella volta sulla figura del supereroe. Bene, Jeff Jones ha fatto un fumetto dove la risposta dei supereroi a Watchmen. Esatto, ed è questo il bello, perché comunque io, diciamo, per buttarmi dentro a questa lettura mi sono riletto Watchmen dall'inizio alla fine. Inoltre è uscito qualche anno fa, l'abbiamo anche portato La Spilla, che era una sorta di preludio a quello che sarebbe stato poi Doomsday Clock. E quindi mi sono trovato a leggere in una settimana tutto quanto e avendo il quadro completo posso dire che poco da fare. Facessero uscire una Bibbia con queste tre opere sarebbe... Sicuramente lo faranno, ma ci metteranno anche i Before Watch, degli omnibus andando avanti È difficile parlare di questo fumetto senza far spoiler, quindi non sappiamo neanche noi se ne faremo durante questo video, però possiamo dirvi che narrativamente richiama molto lo stile di Alan Moore. Jeff Jones si rifà molto a quello stile che ha caratterizzato Watchmen,
mi viene in mente un piccolo dettaglino, il numero della pagina in basso è preciso a quello che è sta, che fu che venne messo in Watchmen. Diciamo le tavole, le vignette, la struttura delle vignette, la struttura delle tavole della singola pagina, eccetera, ma anche proprio il modo di narrare la storia. Abbiamo questi intramezzi che subito non dicono niente, subito uno pensa: ma perché dedicare delle tavole intere alla narrazione di un film che stanno guardando i protagonisti della storia? Poi alla fine tutto si collega. Tutto si collega. E ragazzi, una roba che secondo me hanno fatto, che mi è molto piaciuta, è stata prendere i personaggi dell'universo DC e metterli sotto una luce diversa, anche far ricordare dei supereroi che erano scomparsi. Per chi legge DC Comics da tanto tempo, ti fai anche due domande. Anche i volumi precedenti, quando dicevi: ma c'era nella spilla, è successo questo. Beh, diciamo che qua hanno rotto il muro della realtà e hanno mescolato veramente bene quei due mondi lì. E non ho nient'altro da dire se non leggetelo. È complicato, ma allo stesso tempo è geniale. È complicato più che altro perché, come ne parlavamo prima io e Maga, è molto prolisso in alcuni punti, quindi ci si ritrova, non dico ad annoiarsi, però a voler saper di più. E quel di più non arriva, e tu leggi anche sotto sforzo, e quindi magari ti dimentichi alcuni balloni letti prima e vai a rileggerteli perché vuoi andare avanti veloce per arrivare, per vedere dove va a parare la storia. La storia va a parare alla fine, ovviamente, quindi si ha tutto un volume enorme di cause, e le conseguenze si vedono poi. La causa scatenante è che qua si sono fatti la domanda, o comunque nel fumetto si sono posti, che il mondo ha i supereroi sono per la maggior parte in America, e a un certo punto succede il patatrac classico con la Russia. C'è anche Putin, sì, in una vignetta c'è Putin. Sì. Ed è un po' quello che secondo me si erano chiesti, una domanda molto simile che si erano fatti quando avevano scritto il fumetto di Watchmen. Quindi secondo me è proprio modernissimo, cioè non ho altro da dire. Posso far disiscrivere un po' di gente? Vai. Ragazzi, e lo dico io, che per chi mi conosce lo sa quanto amo quel fumetto, ma questo fa le scarpe a Civil War. Okay. Perché allora ci sono molte cose che richiamano Civil War: la teoria dei superumani, la voglia del popolo, del governo, di voler smascherare i supereroi, perché in modo che poi loro agiscano tramite il governo, tutte le rappresaglie che succedono e quant'altro. Però è fatto molto più approfonditamente di Civil War. Si vede veramente le cause non solo in America ma in tutto il mondo, fino ad arrivare ad un'esplosione, come è successo in Civil War, che ha come protagonisti dei supereroi molto importanti per la della mitologia della DC, e questa sarà la goccia che farà traboccare il vaso. E questo conto alla rovescia che c'è anche alla fine di ogni numero, con l'orologio del Doomsday Clock, appunto, sarà l'ultimo click per far scatenare poi quello che sarà un finale che secondo me è qualcosa di poetico, di rappresentativo per tutta la storia, per tutti questi 85 anni di DC Comics. Ragazzi, io confermo e sottoscrivo. Non ho nient'altro da dire. Dalm ha fatto un monologo eccezionale e basta. Secondo me prendetelo, leggetevelo. Un accenno l'unico che potrei fare è a Black Adam, che mi è piaciuto tantissimo. Non vedo l'ora di vedere anche quando faranno il film. Secondo me l'hanno voluto mettere dentro anche proprio di prepotenza per farlo conoscere a più persone possibili. Quindi bravi tutti, e basta. Compratelo, perché a parte che marionetta, quanto poco non è Harley Quinn. Sì, vabbè, ma no, a me sta piaciuta, sono dei personaggi veramente dal primo all'ultimo caratterizzati da Dio, ragazzi. È scritto divinamente. Ma anche lo stesso Lex Luthor, quello che ha fatto, anche Joker dentro serve a un certo punto di vista. La storia delle fotografie è stata geniale. Sì, la storia delle fotografie è stata geniale. Bellissimo. Bene, ragazzi, bellissimo. Vi abbiamo già detto troppo. Sì, infatti, stavamo chiacchierando come se io fossi appoggiato al bancone di Maga. A bere e a parlare di fumetti. Bene, ragazzi, iscrivetevi al Mondo Virtuale Ufficiale, nel senso, su YouTube, che su qualsiasi altro social network noi abbiamo disponibile. Basta
aprire la descrizione. Esatto, ci sono tutti i link utili. Mi mancava il piatto, stavo aspirando una mascherina. Utili per supportarci, seguirci e contattarci. Vi ricordiamo che abbiamo due hashtag, io sono virtuale e leggete i fumetti. E noi ci vediamo in un prossimo video. Eh sì. Ciao. Buon Natale.